Scusami, tu che sei laggiù perché non stai battendo le mani? Cioè li stanno battendo tutti quanti, tu non le batti. Che c'è il problema alle mani? Che ti una mani in giro? Lei li spara, un verde lo dico. Lei li spara, le spara, lei li spara, spara, ma pesci, spara! Oh, ma fallo parlare! Ma che tu devi battere le mani, capita? Sennò vengo là e ti prendo a pugni! Pugnalo, Lello, pugnalo, pugnalo, Lello, pugnalo! E ti prendo a calci nelle chiappe! Chiappalo, Lello, chiappalo, chiappalo, Lello, chiappalo! Mi guardi, non mi capisci, ma che sei, un ciuccio! Ciucciolo, Lello, ciucciolo! Ciucciolo, Lello, Lello, animale! Ma dove li prendi tutti questi termini? A Roma! A Roma! A stazione Termini! Ma tu devi battere le mani, capite? Te lo sto dicendo in italiano, vuoi che te lo dica in spagnolo? Batti le mani, olè! Vuoi che te lo dica in francese? Batti le mani, Sarkozy! Vuoi che te lo dica in giamaicano? Fa una canna! Fa una canna! No! Un giamaicano fa la canna! Ma il signore deve battere le mani! Ma se batte le mani, come fa la canna? E infatti, quello se no si macina la canna! Ma che fai, ci macina a macinare? È la macinata! Ma fai il puppetto, un giorno si fanno gli ammucchetti. Oh, lascia, mi ha lasciato, lascia. Ma chi ti sta mantenendo? E mantieni, ma allora, mantienimi! Anima! Dacchi una regola. E ricordati sempre che noi siamo uomini di Gomorra. Dico per noi, dico per noi, dico per noi. E basta! Noi! Caspar, lascia sta, lascia. E mi che pensiamo agli affari? Noi dobbiamo essere concentrati. Noi dobbiamo pensare sempre alle cose più importanti. E poi non dobbiamo mai far capire quello che abbiamo nella testa. Non ti preoccupare, non si capisci che c'è nella testa. Bene niente. Ricordatevi che domani mattina dobbiamo andare ad ammazzare a Platinette. In un'intervista ha parlato male Gomorra. Non sarà facile ammazzarlo, mi hanno detto che c'ha la pelle dura. Infatti non è pelle, è cotica. Bisogna trovare un gancio, qualcuno che lo conosce bene. No, un gancio, va a prendere un porco, sennò con un giro di attorno, pieno, inizio o giro. O Salisburgo. A me mi hanno detto che questo Platinette abita a Roma, in un attico. Noi domani andiamo là e lo ammazziamo. E speriamo che funziona l'ascensore, perché salire a piedi sull'attico mi fa venire l'acido. L'acido lattico. L'acido lattico. Hai capito? Se sono a piedi, l'acido lattico. Ma non ho capito, ti stai mettendo paura? No. Ti stai tirando indietro? Fai schifo! E per i tipi come te che Gomorra perde di credibilità? Fai schifo! E per i tipi come te che a Napoli nessuno più butta la carta a terra? Fai schifo! Tu sei un traditore! Fai schifo! Oh! Ma io ho fatto una battuta! E questa è... E vieni! Vieni! Vieni, mi ha pigliato un pupanone, vieni! Ci vorrà assordo un pupanone! Vieni, ti ha pigliato perdono! Va bene, però questa battuta! Stai senza cerniera! Stai senza pensiero! Stai senza bandiera! Un pensiero! Stai senza portiera! Un pensiero! Ragazzi, ditemi una cosa! Ma chi di voi due ha ammazzato il pagliaccio del Circo Orfei? Io no. Sono stati perché? E che cosa aveva fatto quel povero pagliaccio? A me niente. Tu hai detto va là e ammazzi il capo clown. Cazzo di taffa, che l'hai tiso? Hai detto vai via, il circo qua fuori ci sono i clown. Io ho pensato quella banda a tutto fosse il capo. Bu, bu. Mi hai fatto il circo clown. Quello sta pure giocando con i bambini. Bum bum. Il tuo clown non lo intero. Poi era pure un anno, c'è curto curto. Una scena simpaticissima. Animale!
Io ho detto vai al circo, lo. Allò? Lo. E allora però non si è senduto, evidentemente già stavo in mezzo alle scale quando me l'hai detto. E ammazza il capoclan. No, è stato fuori fortuna allora, che veramente non si è capito. Ma tu lo sai chi è il capoclan? Il pagliaccio che fa più ridere. Ma no! Oh, sei impazzito, mi puoi picchiare, porto gli occhiali. E adesso non ce l'hai. Perché ti inghiandine, che inghiandine, vedi le pupillole, sono proprio i pupilli ingazzati. Sulle? I pupilli. Lo che tengi? E l'indine, ti sei educato a capire l'indine, c'è l'indine, Vai giù, tu non devi scherzare troppo, capito? Tu devi pensare prima di tutto agli affari. Questa mattina dovevi andare a casa del boss per ammazzarlo, l'hai fatto? Sono stato a casa del boss, l'ho preso, l'ho tirato fuori al balcone davanti a tutti lo stesso. Ed è morto? Non lo so, però fra una mezz'oretta si è asciutto pure. E me ti ha visto qualcuno? La moglie. Ho dovuto dare due colpi pure a lei. Almeno lei è morta. No, è incinta. Tanti belli colpi, cioè, è rimasta molto contenta di tornare a fine agosto. Perché? Restano marito, quindi lei è più libera. Parliamo di lavoro, va. Parliamo di lavoro, va. Mi ha contattato il governo. Ah. Ha detto che dobbiamo andare in India e liberare l'altro Marò. Marò. Anzi, quando il governo sta in difficoltà chiama sempre a noi, eh. Però non ci dimentichiamo che in India è pericoloso, là ci possono ammazzare. Allora mandiamo la sorella. Perché mia sorella non l'ammazzano? No, in India va che sacra. Mandiamo mia sorella. A proposito, parlando di affari internazionali, da fonti certe ho saputo che la Corea del Nord ha chiesto consiglio alla Camorra per strategie di guerra. E tu come l'hai saputo? Ieri sera mi ha chiamato Pyongyang, il presidente della Corea in persona. Ma che cosa gli ha detto? Che se ti muovo se no io, fuggi come se no, se sa camorra, se clò, sa che io non mi do io, sa ci mi do. E tu che hai risposto? Niente, che cazzo ha capito? Sti coreani quando parlano si capisce proprio. È vero. A chi l'era pure la Corea Nord? Era la Corea Sud, ci sono capito qualcosa, secondo me. Ragazzi, ho una bella notizia da darvi. Finalmente è arrivata tutta la droga che aspettava. Questa sì che è una bella notizia. E allora vuol dire che da domani spacceremo tutta la droga che arriva dal Sud America nel centro storico di Napoli. Ah, e allora là ne possiamo spacciare più poca. E perché? Perché il centro storico è a traffico limitato. La droga. Mi capisci?